Autonomy is an illusion. Ciao amici e bentrovati in questo nuovo video. Finalmente siamo qui per gara 2 del primo round di Varano. È finalmente race week e sì, sono molto in ansia, direi, molto in ansia. Detto ciò, ragazzi, vi ricorderete la rimonta incredibile di gara 1, quello che è accaduto in gara 1, Critelli che si gira, e Lovati che mi cede la posizione. Io in realtà non ve l'ho detto, ma avevo chiamato Binotto e gli avevo detto di sbinnarla a tutti quanti, ecco perché si sono girati. Comunque, ironia a parte, come dicevo appunto, siamo nella race week e ci stiamo preparando appunto alla gara di Modena. Fino a ieri le previsioni davano pioggia, oggi danno sole, comunque non si saprà quello che si deve fare. La cosa certa è che io sono purtroppo l'unico a non aver provato la pista, tutti gli altri hanno avuto modo di girare, c'è stata una giornata dedicata ai test dove purtroppo io non sono potuto andare, ahimè, non è dietro l'angolo Modena, quindi non mi sono potuto organizzare per andare, quindi vabbè, ci prendiamo quello che viene. Comunque, non siamo qui per parlare del video di Modena, ma siamo qui per il video di gara 2, quindi direi che non perdiamoci troppo in chiacchiere e andiamo a schierarci. Per chi non l'avesse ancora fatto, vi ricordo che cliccando in basso a destra vi potete iscrivere al canale. Mi raccomando, fatelo perché è importantissimo per me. Vi ringrazio e qualora ovviamente foste già iscritti, ricordatevi di attivare la campanellina. Grazie mille. Gara 1 è andata benone, cerchiamo di replicare e fare ancora meglio in gara 2. Godellini è sicuramente agguerrito, ma io sono un po' più agguerrito di lui, direi, quindi dobbiamo andare a prenderlo. Presa, adesso testa bassa, dobbiamo concentrarci, fare del meglio possibile e scappare in modo tale che qualora dovesse poi non uscire nessuna safety car abbiamo tutto in tasca.
il gap sta diminuendo e c'è un problema, il pedale del freno scende del tutto. Abbiamo già avuto questo problema in qualifica e credevamo di averlo risolto, invece a quanto pare il problema sussiste. Però dobbiamo assolutamente trovare una soluzione, così riflettendoci, della serie che il problema non è un problema, il problema è il tuo atteggiamento davanti al problema. Dobbiamo trovare assolutamente una soluzione, quindi non devo perdere tempo. Dovrò pompare il pedale del freno e così che riuscirò a frenare. Intanto abbiamo visto Azzori chiamato a dover effettuare un difficile doppiaggio . E lo stesso è avvenuto anche per Bodellini in questa situazione davvero scomoda per lui. Bodellini sta accorciando il gap e ho mio padre che mi frulla nella testa e me lo sta ripetendo via radio. Purtroppo tutto quello che posso fare lo sto facendo e sicuramente sono almeno 2 secondi più lento a giro solo per dover pompare in ogni staccata. Ahimè, non posso farci nulla, il danno ormai è fatto, devo soltanto cercare di mettere le pezze. Una cosa potrebbe salvarmi adesso, una safety car. Essere
Bodellini, Bodellini su Azzori, Bodellini su Azzori, attenzione, arrivano alla curva X, Bodellini all'interno di Azzori, vediamo l'attacco, Bodellini si porta al comando, tiene duro l'esterno, Azzori rischia di girarsi, Bodellini però i due stanno lottando davvero con il coltello tra i denti per la prima posizione. Ora anche qui Azzori, manovra che punta a ottenere maggiore trazione in uscita dal ferro di cavallo, ma Bodellini si è rifatto prepotentemente sotto. Che azione, fantastico, corretti, aggressivi allo stesso tempo, un Francesco Azzori che ha resistito all'esterno nonostante abbia appoggiato la posteriore destra sul cordolo mentre c'è una bandiera gialla. Safety car, safety car in pista, safety sì, car. Dicevo, la safety car poteva salvarmi adesso, però manca qualche altro giro. Aia. Bandiera rossa. Bandiera rossa. Oh. Oh, bandiera rossa, ho vinto. Oh. Ho vinto, ok, non avrei voluto vincere così, però grazie Cosimo Antoniello che ha fatto uscire la safety car, grazie. Che fatica, è stata veramente durissima e direi che per una volta la safety car ha giocato a mio favore. Bodellini e Lyle Scofield che nonostante un inizio difficile ieri dopo le prime prove, dopo l'incidente, è riuscito a portare a casa due podi che fanno benissimo al morale. Qui la festa sicuramente e la felicità di Francesco Azzori che si può intravedere dal linguaggio del corpo e soprattutto dall'espressione facciale che denota una grande serenità, contentezza e soprattutto una gara che in fin dei conti è stata vinta sì in partenza, sì nei primi giri con il sorpasso su Andrea Bodellini, ma soprattutto con la difesa, perché con la traiettoria esterna non era così scontato alla curva intitolata JKX tenere la posizione, riuscire a far scorrere bene l'auto, a trazionare con la ruota posteriore destra sul cordolo. Onore anche ad Andrea Bodellini che ci ha provato fino in fondo, solo la safety car e poi successivamente la bandiera rossa hanno tolto il gusto a noi spettatori, a noi appassionati, a voi da casa e a tutto il paddock della Formula X di osservare un duello finale che siamo sicuri sarebbe stato veramente tanto tanto emozionante. Qui in diretta dal parco chiuso al termine di questa fantastica gara 2 della FX3 con il vincitore Francesco Azzori, insomma quanto è stata importante quella difesa nei confronti di Bodellini nelle ultime fasi di gara che alla fine, anche complice la bandiera rossa, ti ha consentito di conquistare il successo. Beh, assolutamente importantissima direi, e ovviamente non è da me cedere la posizione facilmente, quindi chi vuole la posizione se la deve sudare, e fortunatamente che non sapevo cosa sarebbe successo dopo, ma ho deciso di tenere, tanto sapevo di averne qualcosina ancora in tasca, quindi ho deciso di rimanere davanti così per poter provare di nuovo ad allungare. Fortunatamente è andata bene direi. Quindi la tattica ha funzionato, poi purtroppo c'è stata questa bandiera rossa che tutto sommato non mi dispiace, però magari sarebbe stata qualcosina, qualche battaglia di più con Andrea sicuramente, insomma, se non ci fosse stata. Bene! Questo video finisce qui, spero che vi sia piaciuto e vi consiglio di seguirmi su Instagram perché avrete più informazioni riguardanti il weekend di Modena su Instagram, quindi magari andate lì, troverete comunque tutti i link in descrizione. Detto ciò ragazzi, di nuovo, questo video finisce qui, spero vi sia piaciuto, se vi è piaciuto ovviamente lasciate un like e al prossimo video, anzi al prossimo weekend di gara.